tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video e nell'ultimo appuntamento degli aggiornamenti dei film visti durante la quarantena. Allora, vi ho fatto vedere quali sono le serie cinematografiche e i film di Brad Pitt che ho visto appunto durante la quarantena. Quindi oggi andremo a vedere quali sono tutti gli altri film che non ci azzeccano una mazza né con la prima né con la seconda categoria, ma neanche tra di loro. Allora, partiamo ovviamente con due film di Russell Crowe, che sono Gladiatore e Robin Hood. Allora, Gladiatore in realtà avevo iniziato perché sapevo che c'era Luca Ward al doppiaggio, ed è uno dei miei doppiatori preferiti, e per chi non lo sapesse, il Gladiatore è quel film dove c'è quella scena dove il protagonista urla, o Gisna non urla in realtà, dice al mio segnale scatenato l'inferno. Ecco, quella frase la dice Luca Ward, io lo amo, basta. E poi però ho visto Robin Hood e ho decisamente preferito Robin Hood. Se qualcuno mi dovesse invitare a guardare un film o anche una serie TV, deve scegliere bene perché i film che piacciono a me sono quelli come Robin Hood. E niente, quindi c'è per me Robin Hood supera il Gladiatore, ma a livello di gusto e non di altro, solo di gusto personale. Poi però andando avanti abbiamo Sword of Venice, che sarebbe in italiano La spada della vendetta. Questo è un altro film che io ho amato, che è simile a Robin Hood, simile, e io ho amato tutto di questo film. Credo che sia il film perfetto, cioè forse è il film più bello tra questi che vi sto elencando, è il film più bello tra questi. E quindi ve lo consiglio, cioè sono tutti su Amazon Prime e dovete, cioè siete obbligati. Poi ci sono dei gran figoni, quindi c'è un motivo in più per guardare questo film, insomma. Ma andando avanti con la prima delusione, perché giustamente ce ne sono state poche di delusioni, però questa è una di quelle che proprio nessuno dovrà mai guardare questo film se vuole salvarsi la vita. Sto parlando di Dante 01, fa veramente schifo. È una noia, cioè un'ora e mezza sprecata, e io non vi consiglio, cioè se avete Amazon Prime e vedete tra i consigliati o comunque in qualche elenco Dante 01, evitate. Cioè a me sembrava interessante, c'è thriller di qua, thriller di là, suspense, le cose, non è vero, non c'è niente di tutto questo, è solo apparenza che inganna, fa schifo, cioè in tutto e per tutto, cioè non c'è una cosa che si salva, non c'è una cosa che si salva. Quindi evitate, voi che avete Amazon Prime, ma tutti, cioè tutti voi che state ascoltando me che parlo di film, evitate Dante 01, perché è veramente un film da evitare, una merda, cioè posso dire che fa schifo, eh? Fa schifo. Però vabbè, passiamo poi agli altri film belli, perché abbiamo due film che ho visto proprio per Pasqua, che sono Maria Maddalena, che è recente, tra l'altro credo sia uscito l'anno scorso, 2 anni fa, quindi molto recente. Però poi abbiamo l'altro lato, il Vangelo secondo Matteo, che è un film degli anni 60, mi pare 1962 sia uscito, e c'è la regia Pierpaolo Pasolini. Come non guardare un film di Pasolini? Allora, credo sia un film ovviamente datato, quindi si noterà sicuramente questa cosa. Non aspettatevi questo film di adesso, moderno, perché non è assolutamente così. Cioè, non c'è paragone con i film di adesso, ovviamente. Per essere un film degli anni 60 io l'ho amato. Poi Pasolini, vabbè, Pasolini, Pasolini, raga, che vedevo di. Cioè, e poi tra l'altro la prima volta che guardo un film regista Pasolini, perché io ho sempre letto i suoi libri, però non ho mai avuto l'occasione di guardare un film di Pasolini e ho amato dall'inizio alla fine. Credo che rispecchi molto gli anni 60 come film, cioè in tutto, praticamente come recitato, soprattutto anche come telecamere, insomma tutte queste cose qua. Credo che rispecchi molto quell'epoca, giustamente, epoca come se fosse chissà quanti anni fa, che mia mamma è del 63, quindi cioè all'età di mia mamma
madre questo film, quindi però ve lo consiglio tanto, soprattutto se siete amanti di Pasolini, anche se siete credenti o non credenti, indifferentemente, secondo me questo film è molto molto bello. Poi tra l'altro è anche simile al Vangelo di Matteo, anche perché riporta le cose principali del Vangelo di Matteo, altrimenti non si chiamerebbe così. Io ho amato soprattutto l'attore che fa Gesù, adesso non so quanti anni abbia, cosa fa nella vita, cos'altro ha fatto, non lo so. Dovrei informarmi sinceramente, perché mi è piaciuto un sacco, soprattutto lui, l'attore che fa Gesù. Però vabbè, andiamo avanti. Poi abbiamo un film bellissimo che si chiama Bus 657. Questo è un thriller, per essere un thriller, perché racconta la storia di un signore che deve curare la figlia, cioè non è che deve curarle lui, cioè deve pagare l'ospedale affinché la figlia possa seguire le cure, perché sta male, non so che malattia abbia, però sta molto molto male, e lui lavora in un casinò, però viene licenziato e cerca di rubare, ci riesce pure, i soldi necessari per far curare la figlia. E però il proprietario del casinò si incazza, perché giustamente, cioè, su 3 milioni di dollari ha rubato, si incazza, vabbè, un burdello, questo papà che scappa, che fa di tutto per tenersi questi soldi, vabbè, comunque tutto il burdello, 2 ore di burdello, è assurdo, c'è questo proprietario del casinò che insegue questo poveretto che deve curare la figlia, deve far curare la figlia, e alla fine c'è la sorpresa finale, c'è la sorpresa alla fine. È un film, sì, come dicevo prima, thriller per essere thriller, perché nel mezzo c'è, cioè, magari all'inizio no, perché fa vedere solamente questo papà che ruba i soldi, e alla fine che si risolve tutto. Questo appunto è un thriller che va visto, a differenza di Dante 01 che va proprio eliminato dalla faccia della terra, però ok. Poi andiamo avanti con Devil's Pass, questo è un altro thriller che però no, cioè se potete evitatelo, evitatelo, perché vi farà guadagnare 1 ora e mezza della vostra vita. Qualsiasi cosa decidiate di fare, racconta la storia di questi ragazzi che vogliono documentarsi mentre scalano delle montagne in Russia, perché vogliono capire cosa è successo in passato a un gruppo di scalatori che adesso non mi ricordo come si chiamano, però è una storia vera. Quindi questi ragazzi decidono di ripercorrere questo inferno in realtà, e che poi va a finire male, cioè non si capisce, sono scomparsi anche loro e non si sa che fine hanno fatto, hanno fatto la stessa fine, non hanno capito ben niente, non ci hanno fatto capire niente, quindi cioè che insomma fa, mi ha fatto vedere 1 ora e 20 di film di questi ragazzi che scalano le montagne e si documentano e dicono siamo arrivati qua, siamo arrivati là, facciamo questo, facciamo quell'altro, sì però dove mi volete far arrivare? Cioè a capire cosa è successo in passato e a un gruppo di scalatori che sono andati lì prima di voi, però non me l'avete detto, cioè siete arrivati a una parte e dopo, cioè mi fai la schermata finale e mi dici non si sa che fine hanno fatto, non si sa manco quelli che ci sono andati prima, cioè allora che cazzo me l'hai, cioè che me l'hai fatto affatto film se non me l'hai detto, cioè non me l'hai detto anche alla fine, allora non me lo fa vedere. Comunque vabbè, se potete evitate, sicuramente se non avete niente da fare, da vedere, da leggere, potete anche provare, tanto è 1 ora e 20, però io vi assicuro che se non lo vedete, qualsiasi cosa voi decidiate di fare al posto di guardare questo film sicuramente sarà più interessante e più utile. Poi andiamo avanti con King Kong, un altro capostipite del cinema che io non avevo mai visto, solo qualche spezzone in giro e non so, cioè pensavo che non fosse il mio genere di film, ma mi sono ricreduta tantissimo, quindi io riguarderei King Kong in loop e cioè secondo me non c'è niente da dire su King Kong, cioè perché è talmente pieno di cose che io rischierei di fare spoiler prima di tutto e poi rischierei di far diventare questo video di 45 minuti di cui 30 sono su King Kong, cioè per dirvi
secondo me dovete provare assolutamente, a guardare questo film. Poi abbiamo Gold, che questo io l'ho amato, questo film, perché è simile a Jurassic Park, cioè simile nel senso come ambientazione, non come trama, perché c'è questo gruppo di persone che vogliono cercare dell'oro, ma in realtà trovano tutt'altro, cioè loro sono in mezzo alla giungla, in mezzo alla foresta, che cercano questo gold, questo oro, pensando che fosse soldi, diciamo, però trovano tutt'altro. E bellissimo, cioè io adoro, questi sono i film che io voglio vedere sempre, questo tipo di film io lo vedrei praticamente tutti i giorni, tutto il giorno. Poi gli ultimi 6 film in realtà li ho visti poco prima che iniziasse la quarantena, tipo la prima settimana, 10 giorni di marzo, però volevo citarveli lo stesso anche perché in quel periodo siamo entrati tutti in quarantena, quindi cioè la Lombardia era già in quarantena, quindi consideriamo la quarantena per tutti. Abbiamo Assassino sull'Orient Express, di cui vi ho già parlato nel wrap up, perché l'ho letto proprio a seguito del film che ho visto, che è andato proprio in onda, mi sa, inizio marzo appunto. Poi ho visto un altro filmone che è uscito al cinema di recente, The Irishman. Qui abbiamo presente i santi del cinema che non si possono toccare a parer mio, a parte la regia Martin Scorsese, e solo Martin Scorsese può fare questi film. E poi abbiamo Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, cioè capite l'importanza di questo film, cioè c'è solo di questi quattro nomi tra Scorsese, Pesci, Al Pacino e De Niro, cioè ho detto già tutto, credo di aver detto tutto solo con questi quattro nomi. Adoro. Poi 3 ore e mezzo di film ne sono passate così, cioè così passano i film di Scorsese, sono così, io lo amo così. Poi abbiamo, ecco allora, la morte mia, che è The Wall, racconta di un soldato che è stato lasciato indietro perché era ferito, che però si ritrova con un cecchino, e se lui diciamo viene allo scoperto, lui c'è ovviamente dietro a un muretto, The Wall appunto, sì, il muro, e c'è questo cecchino nascosto non si sa dove, e che gli parla attraverso la radiolina che ha lui, perché ha intercettato la sua radio, e parlano attraverso la radiolina, e stanno così nascosti tutti e due per farsi sparare dall'altro, e tutto il film è così, loro due che si cercano, no? dove sono nascosti, e cercano di spararsi, diciamo di ingannarsi e quindi spararsi. E cioè io tipo speravo in una gioia, perché sono 2 ore di non gioie, cioè una volta che forse c'era una gioia me l'hanno distrutta, quindi mi dispiace per voi, mi dispiace per tutti quelli che andranno a guardare The Wall, e se voi l'avete già visto potete capire, cioè no, cioè perché me l'avete fatto, però vabbè. Poi abbiamo un altro film sulla guerra, 1917, però è una guerra diversa perché The Wall è la seconda guerra mondiale, mentre 1917 è la prima. E cioè è la seconda volta che riguardo questo film, perché l'avevo visto per gli Oscar, e io ancora mi chiedo perché io abbia deciso di rivedere questo film. Perché? Non lo so. Perché forse è il film più bello che abbia mai visto sulla guerra, e cioè dovete, cioè se non l'avete ancora visto non potete capire il mio disagio, cioè è un film che io amo alla follia, cioè come si fa a non amarlo? Poi vabbè, spiega tutte le cose della prima guerra mondiale, alla fine non c'è tutta questa novità, neanche in The Wall in realtà non c'è stata questa novità, perché la guerra quella è stata oggettivamente, e quella viene raccontata, però è il come viene raccontata sia in The Wall che nel 1917 e poi abbiamo
Guns Akimbo, che è un thriller, e io l'ho iniziato solo perché c'era Daniel Radcliffe come protagonista, però mi sono ricreduta perché non è come mi aspettavo. Cioè io ho detto vabbè, ci sta Daniel Radcliffe, me lo vedo con così proprio con oscenanza, poi in realtà ho scoperto che è tipo cosa tutt'altro, perché è un thriller che racconta di questo ragazzo che inizia a giocare a un videogioco, però ci si ritrova dentro e raga, quello che è successo, io spero che non sia il primo di una lunga serie, perché io necessito di altri film di Guns Akimbo con Daniel Radcliffe protagonista di nuovo, e personaggi che ci sono, perché giustamente in Just Akimbo ci sono anche altri protagonisti oltre a Daniel Radcliffe, e quindi cioè, io necessito un altro film del genere, se non dello stesso genere simile, oppure c'è direttamente il secondo Just Akimbo 2 subito così. Poi l'ultimo film è Batman, che in realtà è stato il primo di tutti questi che ho visto, però ok, ve lo voglio citare perché prima di tutto c'è Johnny Depp, e secondo perché racconta la storia di William Blake, è in bianco e nero, e l'ho visto appunto perché William Blake l'ho studiato a letteratura inglese, quindi volevo vedere un po' com'era la sua vita, quindi questo film è una biografia di William Blake dove è interpretato da Johnny Depp, e devo dire che non c'è male, cioè sicuramente ci sono film migliori e sicuramente ci sono dei peggiori, però devo dire che le 4 stelle abbondanti ci stanno per questo film, e appunto per chi magari è appassionato di Blake può guardarlo, chiunque stia studiando Blake è un modo anche per sapere com'era la sua vita, insomma, anche se giustamente in 2 ore di film è impossibile rifare la biografia di un autore così importante come Blake. Comunque niente, questo è tutto, il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e fatemi sapere nei commenti quali di questi film avete visto, oppure se ce ne sono altri che avete visto che volete consigliarmi, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.